Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e oggi ragazzi parliamo come sempre, come stiamo facendo oramai quasi ogni giorno, di notizie belle fresche di Fortnite. E oggi ragazzi ci spostiamo in realtà sull'altra modalità di gioco che molti di voi probabilmente non hanno mai giocato. Stiamo parlando ragazzi della modalità originale, quella che ha dato vita al capolavoro di Fortnite, che poi si è spostato sulla battaglia reale. Stiamo parlando ragazzi di Salva il Mondo. Come vedete e come sapete sicuramente, Salva il Mondo è la versione a pagamento di Fortnite, quella che richiede un tot di cash per poterla sbloccare in base a come preferite. Abbiamo il pacchetto normale, il pacchetto principiante, il pacchetto professionista, abbiamo il super cool che ti dà praticamente un sacco di roba. E c'è da dire ragazzi che la cosa innanzitutto interessante di Salva il Mondo è che ci sono delle missioni giornaliere che ci danno V-Bucks, ok? V-Bucks reali da poter spendere eventualmente su battaglia reale, quindi sulla modalità che tutti noi giochiamo ogni giorno. È arrivata una bella notizia, ragazzi. È arrivata una bella notizia circa una manciata di ore fa, ragazzi, sui siti ovviamente esteri, perché in Italia non si sa mai nulla. Ragazzi, è stato confermato, è stato ufficializzato dal team di sviluppo di Epic Games che a breve, non ci hanno detto quando, ma a breve, rilasceranno dei codici gratuiti per scaricare Salva il Mondo e giocarci appunto in maniera totalmente free. Il che è una cosa molto interessante, anche perché ragazzi, Salva il Mondo non è proprio brutta come modalità. Che cosa devi fare? È praticamente un gigantesco tower defense, defense, un tower defense. Praticamente ci sono delle orde di mostri. Magari vi è già capitato di vedere qualche foto, qualche immagine sparsa in giro per il web, che vorranno attaccare la nostra casa base e noi dovremo invece fortificarla innanzitutto con ad esempio le trappole, con dei percorsi che potremo fare in modo da limitare l'accesso a questi nemici o comunque renderglielo più difficile, e ovviamente poi, farciti di armi dalla testa ai piedi, dobbiamo cercare di tirarceli giù tutti. C'è veramente un universo, un mondo dietro la modalità Save the World, un mondo che tra l'altro ha anche riscosso, ovviamente non ha la stessa fama che ha Battle Royale, principalmente detto proprio schietto schietto, perché Battle Royale è gratis, Save the World è a pagamento, la maggior parte delle persone vuole giocare a videogiochi gratuiti e ci sta. Però comunque c'è una serie di persone che costantemente giocano e seguono Save the World e che tra l'altro si sono anche un po' cominciate a lamentare perché Epic Games, giustamente, dando, avendo così tanto successo con Battle Royale, ha deciso di spostare la maggior parte della sua attenzione e del suo sviluppo su questa modalità, quella che conosciamo praticamente tutti noi, trascurando parecchio, se devo essere sincero, tutta la modalità originale del gioco. Quindi io credo ragazzi che la mossa che abbiano intenzione di fare, che sia quella di rilasciare un bel po' di codici gratuiti per Save the World, sia anche per cercare di capire come la critica, il pubblico in poche parole, accetti di giocare a questa modalità, per capire se gli vale la pena continuare ad aggiornarla e a portarla avanti oppure concentrarsi solo ed esclusivamente su Battle Royale. C'è anche da dire ragazzi un'altra cosa, una piccola news che in realtà siamo tutti qua ad aspettare. Come sapete ragazzi, nell'evento E3 che si terrà a Los Angeles, abbiamo già fatto un bel video dedicato, Epic Games avrà veramente uno dei posti
migliori per quello che riguarda la pubblicizzazione del suo prodotto. Abbiamo visto che faranno tornei per praticamente 3 giorni, abbiamo visto che ingaggeranno e incominceranno a investire il pacchetto da 100 milioni di dollari che hanno messo a disposizione per gli eventi e-sports di Fortnite solo per il 2018 e il 2019, ma ragazzi, tutti stanno aspettando che quando il general manager salirà sul palco e parlerà alla stampa, al pubblico, a delle altre persone di un certo livello, confermerà la il portare Fortnite su Nintendo. Sembra che ci sia ancora uno spiraglio aperto, ci sono veramente petizioni che voi non avete neanche idea in giro per il web che chiedono a gran voce di portare Fortnite su Nintendo Switch. Avevamo già parlato e abbiamo visto come la politica di Nintendo è molto molto quadrata e sarà veramente difficile che accetti di avere sulle sue console un videogioco così fuori dalle righe, tra virgolette, se mi passate il termine, come Fortnite. Ovviamente il capostipite dell'impresa mondiale videoludica è Nintendo, seguita poi ovviamente da altre case produttrici, ma se pensi a un videogioco, io personalmente penso a Super Mario, penso a Nintendo. Quindi staremo a vedere che cosa succederà nelle tre, ragazzi. Ovviamente vi terrò aggiornati ogni volta che ci sarà qualcosa di interessante da sapere e che voglio che anche voi sappiate. Beh ragazzi, io direi che per questo video aggiornamento è veramente tutto. Non vediamo l'ora ovviamente di avere i codici gratuiti di Salva il Mondo, perché la modalità è veramente interessante da giocare. Io vi ricordo di lasciare sempre un bel like se vi è piaciuto questo video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su quello che riguarda Fortnite e Fortnite Mobile per Android. Noi ci vediamo presto! Ciao!